rappresentato un punto di riferimento con una caratteristica che per me è estremamente importante, la sua polivalenza. Ma attenzione, polivalenza non vuol dire solo che si è interessato di tutto, ma ha incominciato con la fotografia ed era un esperto fotografo, ed è stato un esperto fotografo. Poi è passato alla geologia ed è stato un esperto geologo, alla botanica, pensate ai suoi libri di botanica, e via discorrendo gli insetti, e il risultato si vede nel museo. Sicuramente senza di lui le sale naturalistiche del museo non ci sarebbero, sarebbero completamente diverse. Quindi il fatto di dovere a Oreste il merito di aver in questi decenni di aver indirizzato la cultura e le conoscenze naturalistiche di questa zona è inconfutabile ed è una cosa che dobbiamo riconoscere. Questo, al di là di ogni premi, le cariche, eccetera, il significato è questo ed è un significato sostanziale di ringraziamento per quello che lui ha dato alla comunità albese da questo punto di vista. Io credo che purtroppo, ecco, questa sera molti dei nuovi aderenti agli Amici del Museo, ecco, gli Amici del Museo sono in una fase di ricambio generazionale. L'anno prossimo sicuramente ci sarà una nuova dirigenza, ma la stiamo preparando, e questa nuova dirigenza si basa su esperienze e deve basarsi su tutto quello che è stato costruito prima, perché i ricambi generazionali non possono partire da zero. Partire da zero vuol dire che ogni volta non c'è la memoria storica. Il nostro compito è quello di trasmettere questa memoria storica. L'anno prossimo abbiamo intenzione di coinvolgere le scuole e Oreste sarà il presidente ideale anche della commissione giudicatrice, con un concorso per gli studenti che riguarda il museo, per fare in modo che gli studenti vengano al museo dando dei premi sulla loro interpretazione di qualcosa che riguarda il museo. Lo lasciamo il più libero possibile per consentire agli studenti, sarà rivolto a tutte le scuole superiori albesi, saranno liberi di interpretare e di lanciare loro dei segnali riguardo alla conoscenza del museo. Questo museo, tra l'altro, ha un'attività estremamente importante dal punto di vista didattico. Le attività didattiche praticamente coinvolgono tutti i ragazzi, non solo di Alba ma anche dell'Albese, no? Si inizia dall'elementare, quindi sono i vari laboratori didattici, coinvolgono, sono un punto fermo e con una presenza notevole, no? Sul territorio. E questo è un altro dei risultati che possiamo ascrivere a Oreste, che adesso tranquillamente può anche voltarsi indietro e dire: vabbè, qualcosa l'ho fatto in questo campo, giusto Oreste? Allora, io prima di fare sentire poi anche lui, io darei subito la parola, perché ho visto è presente anche il sindaco, che ringraziamo per questo, gli darei la parola al sindaco per un saluto. Allora, volevo innanzitutto ringraziare Roberto per l'invito, ringrazio anche ovviamente Luciano, e ci tenevo ad essere qui presente perché secondo me l'associazione ha fatto una scelta estremamente corretta, quella di nominare il presidente onorario Oreste Cavallo, perché ha una storia straordinaria. Noi normalmente quando andiamo nelle scuole a parlare diciamo che questo è un territorio che ha dato i natali dei grandi uomini, e si citano sempre Ferrero, Mirovia, questi grandi uomini, così come Giacomo Morra, Peppe Fenoglio, ma grandi uomini sono anche tanti altri. Ecco, Oreste Cavallo è uno di questi grandi uomini, un grande uomo, beh, ce lo insegna la sua storia. Compiuto penso 85 anni nel 37, si è laureato nel 63 e poi subito dopo ha iniziato ad insegnare all'enologico, no? Ha fatto un grandissimo lavoro e questo ci fa capire per quale motivo questo è un grande uomo. Ha iniziato a insegnare fin da subito e ha coltivato la sua passione, le più passioni, no? La passione della natura, la passione della geologia, lo diceva bene Luciano, della botanica, tante passioni, in generale la passione per la cultura.
Ecco, tanti piccoli tasselli che ci fanno dire che Oreste Cavallo è un grande uomo. Come diceva prima Luciano, se non ci fosse stato lui e il gruppo degli amici, probabilmente la sezione naturalistica non sarebbe nata. Di questo nostro importantissimo museo, che è nato nel lontano 1897, poi si è trasferito qui nel 1976, grazie ad Oreste e a tanti suoi amici siamo riusciti a farlo diventare quello che oggi è, un museo estremamente importante, come diceva prima Luciano, un museo che ci spiega la storia millenaria della nostra città e del nostro territorio. Quindi ti ringrazio perché prima mi ha puntualizzato quando dicevo lei, mi diceva lei dall'altra parte, mi sono immediatamente scusato, ti ringrazio veramente per tutto quello che hai fatto in tutta la città e per quello che stai facendo, che sono certo continuerai a fare ancora per tanti anni. Grazie di cuore. Vorrei chiedere se c'è qualcuno che vuole intervenire per dire la sua rispetto a questo momento. Tra l'altro io vi leggo la motivazione che abbiamo già anche pubblicato della presidenza onoraria. La motivazione è: per l'attività scientifica e divulgativa svolta nell'intero arco della sua vita e per il ruolo fondamentale avuto nella nascita delle sezioni naturalistiche del Museo Federico Eusebio. Quindi non è una motivazione che comprende la vita culturale di Oreste, che come dicevo prima ha lasciato il segno in tantissimi settori. E avevo l'abitudine di vedere Oreste in giro per il museo. Io ho iniziato a frequentarlo proprio poco dopo che si era trasferito in questi locali, no? E allora mi ricordo che alla sera c'erano due gruppi molto abbastanza, diciamo, numerosi. C'era il gruppo dei mineralogisti che girava attorno a Giampaolo Piccoli con Enrico, Giulio Castagno, Franco Raineri, diversi che sono qui presenti, e c'era il gruppo di quelli che si occupavano soprattutto di archeologia. Si era aperto un museo, ma erano anche gli anni in cui ci sono stati quei grossi ritrovamenti, che seguiti poi dalla sovrintendenza, e il gruppo degli archeologi e di quelli che si occupavano, ricordo che avevamo una stanzetta piccola, quella dove adesso c'è l'erbario, no? Loro avevano una bella stanza grande dove adesso ci sono le aule delle scuole, no? Alla cima delle scale c'era una porta che dava su quei locali là, no? Poi nella ristrutturazione del museo quei locali sono passati alle scuole. E mi ricordo Oreste, Luciano Macario, Ventura, il maestro Porta, erano tantissimi, no? Era un gruppo, come? Buccolo. Buccolo. C'era Susanna che è anche presente, e si sentiva sempre, noi eravamo nello stanzino, loro erano un gruppo, e da quel gruppo lì è partito poi tutto il movimento che ha portato a consolidare e a rendere il museo un gioiellino nel panorama comunque culturale piemontese. Anche dal punto di vista l'originalità, anche dal punto di vista naturalistico, l'idea di fare queste sale, eccetera, frutto di Oreste. Ricordo che poi Piccoli l'aveva aiutato a fare un collezionare, a mettere i fossili, padre e figlio, no? Ma è nato tutto da Oreste, anche l'idea di come fare le sale, di come strutturarle, eccetera. Susanna sta chiedendo di... No, finisci. Prego, di pure. Sono un uditore, io sono... Di pure, sono Sergio. Sono un uditore, sono ammesso nel club del museo come uditore, no? Come nelle classi metti quello... Però volevo fare un... detto qui così che te lo faccio passare la gente. Tu hai fatto dei bei ricordi partendo a un certo punto, io... Mi chiamo Sergio, però dovrei chiamarmi Pilade.
preistoria. Perché Oreste e Pilade erano i due amici della Grecia antica e si sono allevati assieme con le stesse fantasie, gli stessi interessi, gli stessi. E io e lui abbiamo dormito la prima notte, il primo ottobre, nel collegio, la prima notte in collegio, in ginnasio, in seminario, nello stesso camerone, il primo ottobre del 48. È cominciato di lì l'avventura. Io ho conosciuto prima il papà perché veniva a recuperare la casa di Alba, che adesso è abitata, per abitare a Londra. Comunque, Oreste per me è una figura, non so, mi sono accompagnato, non voglio fare, come si fa in Santi, perché non ne ha bisogno, lui è, soprattutto io punterei questo mio intervento su tre parole, perché sono abituato a concetti, a dare, perché portando a caso un esempio, un paradigma, le tre parole sono quelle che ci hanno condiviso l'attività, l'iniziativa, il volere. E tu hai detto sì, abbiamo meriti, soprattutto che il trainer era lui, eccetera. E poi naturalmente quando eravamo in tre all'inizio, i magnifici, in tre, che uno non c'è qui, però è in contatto, lavora ancora per il museo, fa fotografo. E siamo partiti in tre a cercare a fare. Tu con lo terzo? No, no. A cercare fossili nella Mecca dell'Italia, Ghiglia, lui, Oreste e Pilade, lo sento. A quel punto lì eravamo in tre anche al museo, l'ho portato dentro, io gli ho fatto, sei un collega, gli ho scritto una lettera, guarda che sai di archeologia, quindi sono tutti naturalisti, se non vieni tu archeologo, eccetera, io mi trovo solo. Allora, quindi nel 75 non sono arrivato io, nel 76 no, ma parliamo del 72, si era già formato, parliamo del 72 ed è un anno che abbiamo celebrato i 50 anni d'Italia nostra, che nasce nel 72, ma io ero già nel museo nel 72 e vengo nel nostro nel 76, cioè, ma questo è, però le associazioni si davano, culturale, ambientale, eccetera, si davano, è una scuola, era lavorare assieme, avere una sinergia, allora non c'erano tante. Le tre parole che volevo dire sono che potevano essere il motivo che sostegno, il pilastro che reggevano il nostro intento di allora. Portiamoci ai tempi, noi eravamo tutti giovani all'inizio, lui doveva ancora cominciare la carriera professore le cose, insomma. L'intelligenza, il sentimento, la volontà. Siccome io in mezzo a tutto quel marasma di persone culturali, scientifiche, fossili, uccelli, eccetera, rocce, minerali, questo, ero l'unico che, pur avendo studiato il magistrale, avevo un po' di psicologia, e la persona umana si regge su questi tre pilastri. L'intelligenza, e lui l'ha dimostrata già subito, il ginnasio ci ha lasciato indietro, ha fatto il liceo. Lui il vero ginnasio ha fatto qui, quinto ginnasio, ma l'ha fatto poi continuando col liceo. E l'università, allora figlio di contadini, figlio, lo so, ha un'adorazione per il papà contadino, l'ha sempre usannato. Questo è il rispetto di chi gli ha dato l'input. Io ho conosciuto la manualità di Oreste, è conosciuta. No, ma è vero che non voglio parlare. Credo l'abbia ereditata. No, ma siccome volevo farlo, riassumere sul principio, sulla base che domina le persone e le nostre persone, nell'elenco che poi ha fatto il comune a Fabian Beiser, ringraziando il coso, l'elenco, la targa, la torre, ci sono 24 nomi. Arrivano i piccoli, ma piccoli arriva perché era suo assistente tecnologico. Ha coinvolto, a me mi ha coinvolto perché io, essendo curioso di tutto, andavamo per fossili, abbiamo fatto 2000 chilometri, io in un anno solo.
andare a cercare fossili, cioè sono nati così, no? Poi non è che uno dà contributo per la botte dà di quel che ha. Io da semplice maestro ho cercato di mantenere i rapporti, soprattutto perché erano rilievi materiali che venivano dal territorio. I fossili a me li portavano i ragazzi da Vezza prima che cominciasse il museo, per cui l'avevo già, sapevo già che c'era questa possibilità. L'intelligenza è naturalmente quella che dà l'apertura di visione, di vedere dentro le cose, di capire che un museo, c'era un museo, noi che avevamo già letto tutta la storia delle Eusebio, la vecchia Alba Pompea di allora, del Novecento, le carte di Eusebio me le sono studiate tutte, per cui avevamo questo ricordo antico, avevamo un museo in magazzino, tutto il museo di Eusebio era finito in un magazzino comunale e nemmeno tutto si sapeva se c'era ancora o meno, per cui tirare lì fuori l'idea di da un magazzino, dal museo, fare un magazzino, cioè fare un museo vero, è stato un impegno anche per il comune, perché ha dovuto tirare fuori, eccetera, sono impegni finanziari. Io lo soffrivo, questo qui anche, dare una colpa all'archeologia, la sua presidenza, oppure anche gli impresari, anche il comune diceva, ma l'archeologia trova di materiale, non sono due metri, riempie questo museo, quindi ho capito che comincia. Io dovevo fare attenzione con i privati che andavo a fare le segnalazioni al 95% e partivo io con le mie amici a fare le segnalazioni. Tra l'altro Sergio non ti dovevi far parte perché tu sei... Ah, non hai ragione! No, cioè, la cosa bella che adesso... I sentimenti sono quelli che abbiamo condiviso. Sergio, la cosa bella è che adesso, recentemente, il Comune la volontà, ha fatto studiare, no? Ha fatto ricattare tutte le carte e l'ha fatto la nuora di Oreste. La volontà siriana gliela lascia tutta, è stato lui che ha voluto un sistema, capisci? Per cui Sergio ha sempre parlato di me. No, ma è già mutato a cordice, ho slobito, un pallone. No. Grazie Sergio.